metalmeccanico. Noi rimuoviamo sempre un tema. L'ultima volta che ha messo mano alle pensioni col governo Monti, poi adesso si cita sempre il nome del ministro, no? Come se il problema fosse la Fornero. La riforma Fornero. Bene, il problema è che quel governo e quel Parlamento hanno votato non una riforma, il peggior taglio possibile che ci sia stato per far quadrare i conti. E noi siamo di fronte ad oggi ad un sistema totalmente ingiusto, sia perché adesso abbiamo l'età pensionabile più alta d'Europa. E una delle richieste che come sindacato facciamo, ma il governo neanche ci ascolta, neanche ci dice ci fa un incontro, bisogna abbassare l'età pensionabile, perché noi siamo di fronte al fatto che abbiamo l'età pensionabile più alta d'Europa e la disoccupazione giovanile più alta d'Europa. Le due cose stanno assieme. Secondo, bisogna affrontare il problema dei lavori, perché non tutti i lavori sono uguali. Si dice che l'aspettativa di vita è aumentata, è vero, ma dipende dal lavoro che fai. Allora bisogna introdurre e dire che tutti hanno le stesse regole, senza considerare la durezza del lavoro che fai, è la cosa più ingiusta che puoi fare. Terza cosa, un sistema puramente contributivo, sentivo, non esiste da nessuna parte nel mondo. Perché l'esempio può essere diverso, quello che veniva detto delle donne, mi veniva in mente, se uno va a vedere in Germania il sistema pensionistico tedesco, ad esempio, per ogni figlio che fai ti dà 3 anni di contributi pagati, per fare un esempio. Oppure, tu hai il problema, e stringo, quelli che non hanno il lavoro, io cerco lavoro, non lo trovo, e quindi non posso versare i contributi, è colpa mia o dovrebbe esserci un sistema che per i periodi in cui io ho cercato attivamente il lavoro ho dei contributi? Ma lì ci vuole una solidarietà generale, ci vuole il fisco, ci vuole un'operazione. Sembra allora, l'iscrizione di una partita IVA. E poi una domanda per Travaglio e Gnecchi sulla fiscalità, prego. Bambini, destina anche un mondo ideale, perché non è che possiamo dare contributi figurativi per i figli, che ovviamente è una richiesta che noi facciamo sempre, e poi anche contributi figurativi perché perdi il lavoro, perché il problema poi qual è? Che lui dice, se lo hai attivamente cercato, che noi non abbiamo i servizi per l'impiego in grado di metterci nelle condizioni di attivamente cercarlo, e quindi poi l'attivamente cercato non diventa più un vincolo, e allora lo do a tutti indifferentemente. Conosciamo anche un po' qual è la cultura del lavoro del nostro paese, qual è la cultura che ci hanno trasmesso e che la politica ha grande responsabilità in questo rispetto alla cultura del lavoro, e parlo degli accordi sulle casse integrazioni che sono durati 20 anni. Le casse integrazioni le pagano i lavoratori, che sono durate le deroghe no. Le deroghe la deroga è un'altra no. cosa. La deroga no. Sì, ma non facciamo confusione, mi permetto. Non facciamo confusione. La delega no, e la anche, deroga, ma la deroga anche, no, guardi che la deroga non l'ha mica chiesta al sindacato. Il sindacato era per estendere la cassa integrazione. La deroga non l'ha scritta al sindacato, ma il sindacato la sottoscrive nel momento in cui viene concessa all'impresa. Quindi perché dobbiamo firmare i licenziamenti? È meglio licenziare le persone? Perché continuare a mantenere un sistema dopato. Questo è un sistema dopato. Cioè facciamo finta che ci sono dei posti di lavoro che non ci sono più. Allora forse quei soldi vanno investiti per permettere a quelle persone di trovare dei posti di lavoro che ancora ci sono o che ci saranno.